Il Senato della Repubblica e la Guardia di Finanza hanno siglato un protocollo d'intesa per collaborare alla redazione di documenti di analisi e valutazione nei settori in cui la Guardia di Finanza vanta competenze e livelli di specializzazione particolarmente elevati, tra questi quelli del contrasto della contraffazione e della tutela della Made in Italy. L'attività della Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria a competenza generale sicuramente è rivolta alla disarticolazione dei più gravi fenomeni di frode ed illecito nel settore della contraffazione e del Made in Italy. La contraffazione consiste nella riproduzione e commercializzazione illecita di prodotti tali da farli sembrare simili o uguali agli originali. Questo apponendo marchi, loghi, segni distintivi, tali da trarre in inganno il consumatore. I generi oggetto di contraffazione sono per lo più riconducibili ai beni di consumo, seguiti dai giocattoli, dagli articoli di moda e dall'abbigliamento. La Guardia di Finanza in questo senso non solo opera a contrasto della contraffazione, ma soprattutto per la sicurezza di quei prodotti che, provenendo dall'estero, non hanno quelle caratteristiche tecniche di sicurezza che sono imposte invece sul territorio nazionale anche dall'Unione Europea. Tre le linee strategiche. La prima, il controllo dei porti e degli aeroporti per evitare l'importazione dei marchi contraffatti nel territorio dello Stato. La seconda passa attraverso il controllo del territorio per dare una risposta tempestiva e capillare ai fenomeni di minuta vendita. La terza, che chiama in causa i reparti a più alta vocazione investigativa della Guardia di Finanza, i nuclei di polizia tributaria, appunto, tende a risalire tutta la filiera commerciale che parte dall'ultimo anello, ossia la vendita al dettaglio, passa attraverso la distribuzione fino alla importazione. Considerando il periodo dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016, sono stati sottoposti a sequestro circa 1 miliardo di pezzi contraffatti, per un controvalore pari a circa 10,8 miliardi di euro, 60.000 interventi. Inoltre, negli ultimi anni sta diventando preoccupante il fenomeno dell'Italian sounding. In costante crescita, attualmente sottrae circa 20 miliardi di euro di fatturato alle imprese nazionali e consiste nella produzione e commercializzazione di generi alimentari, ma non solo, che recano sulle confezioni immagini, colori, parole che fanno pensare all'italianità del prodotto, pur non essendo negli effetti. E in questo modo traggono in inganno i consumatori, soprattutto sui mercati internazionali. Sono meno abituati a distinguere tra un prodotto originale italiano e un prodotto che in realtà non lo è. Non è semplice affrontare un fenomeno complesso e multiforme come quello della tutela delle eccellenze italiane e del contrasto alla contraffazione. Molto è stato fatto in questi ultimi anni e molto si può ancora fare, agendo ad esempio sul mercato interno, continuando a contrastare la contraffazione e di qui tutti i fenomeni illeciti ad esso collegati, quali l'evasione fiscale, il lavoro nero e l'immigrazione clandestina. Sul mercato internazionale, dove è più difficile che le regole dell'ordinamento interno si riescano a spingere per tutelare i prodotti nazionali e contrastare la contraffazione, sarebbe opportuno procedere con accordi e trattati tali da consentire che nei mercati esteri siano difesi i prodotti originali e contrastati quelli falsi o irregolari. Potrebbe essere utile agire con campagne informative che aiutino i consumatori a distinguere tra i prodotti originali e da quelli falsi e a livello internazionale, ad esempio, aiutare le imprese a potenziare e rafforzare le strategie di penetrazione commerciale sui mercati internazionali, così da poter contrastare il fenomeno dell'Italian sounding in maniera più efficace.